Arriva il bazar del Zanzibar. Buonasera, Yola. Eccomi qua. Ben arrivato, Straccalè, meno male. Tacci sui che Giannetta. Dammi un whisky. G&B per Yolanda. Come butta? Se batte in chiodo. E per forza. Stanno a vedere la partita della televisione, eh? Hai capito? Sta televisione sta rovinando tutti. La partita, a box, astronauti, va a finire che per televisione faranno pure le marchette e così chiudeme e non se ne parla più. Pago quando ripassi. Segna, a Yolanda. Hai saputo niente? E di che? Del fatto mio. Ah, ma è proprio una fissazione. Ancora lì stai. Beata te che c'hai tutti sti sentimenti. Lascia perdere, Straccalè. Te saluto. Ciao, Yola. Che ti serve da te? Dammi un po' di carbonella che c'ho il culo gelato. Sì. Tacci sua, che freddo che fa. Sì. Ah, dammi pure un caffè con lo schizzo. Caffè anisato. Quasi quasi mi pio pure un'aspirina. C'ho una gallara di cataro. Male non te fa davvero. Prova con l'aspro, col coricidin. Dammi un po' quello che te pare. A me invece vorrebbe un trapianto dei polmoni. Le astore ce l'hai? Mm-hmm. Dammene un pacchetto. Sì, ma cerca di fumare meno. Ti fa male. Quando uno ci ha avuto quello che ci hai avuto te. A Pupo come sta? Benone. Vedessi che fia della mignotta che si è fatta. Mo sta ca la nonna. Ma io la vedo quasi tutti i giorni. Senti, Tere, non è che ti è venuto qualche cosa a orecchio. De che? De Renata. Ma Straccalè, ma tu ci vai a finire al manicomio. Ma falla finita, falla. Ormai sono 2 anni. Ne è passata d'acqua per fiume. Peccioso, c'hai ragione. Ma che ci posso fare se io la sera vado a dormire con quel pensiero, la mattina con quel pensiero mi risveglio? Lo so, è una fissazione. Ma tu devi cercare di reagire. E quando non è morto. Come si dice, morto un papa, se ne fa un altro. È una parola. Te saluto, Straccalè. Ciao, Tere. Straccalè! Grandi rivelazioni! Tutti i particolari! Apremi! Ci ho detto un sacco di cose. Ci siamo, eh? Dammi qualche cosa da bere, che mi sto a perdere le mutande dal freddo. Notizie, metti! Notizie sensazionali. Sì. C'è la sigaretta? Ah, come si sta bene. Qua. Cerino ce l'hai? Ah. Che ricordi Ortensia a Buciona? Come no? Era tanta amica della povera Renata. Chissà quante volte avrà accompagnato a casa. Te parlo dell'epoca di Viale Tiziano. Io cominciavo allora. Quella alta, grossa, l'amica del Moro. Beh, tu sai che ormai lei ha smesso, no? Un po' per la malattia, un po' perché ormai c'ha una certa età. Anzi, l'ho incontrata l'altro giorno. E mi diceva che c'aveva intenzione di mettere in banca un piazza, sì, ma tanto. Stringi, io... Gio, stringi. Oh, e io posso pure scegliere subito, sa? No. Parla. Dammi un panino, va. Sta sigaretta mi ha fatto venire la languizza in stomaco. Sì, dai un panino. Dunque. Poco dopo che è successo il fatto, Ortenzio si trovava le Bibbia, no? E mentre stavano all'aria. Sento io la sardignola che gli stava vicino parlando con certe altre amiche. Certo che 37 cortellate sono tante. Tanto è vero che quando la sardignola sortì, ci prese l'ambo. 37 cortellate e 47 morto che parla. Ma perché? Chi aveva parlato? La buonanima di Renata, che aveva detto: dite a tutti che io sto in cielo, mentre il boia che m'ha ammazzato sta giù all'inferno. Allora è morto pure lui, l'anima degli mortacci sui. Ma questo non te lo so dire, ma... Dal discorso che ha fatto si direbbe di sì. Uno all'inferno ce va dopo morto. Ma già che ci stava non poteva domandare chi è stato quell'infame sozzo boia. E fammi finì! Infatti, la buciona gli fa... Ma chi se l'hai insegnata, la buciona o la sardegnola? La sardegnola, mi fa pure sbagliare. Dice, chi è stato quell'infame che t'ha accorato?
E lei che ha detto? Lei? Dammi un caffè caldo, sto panino mi si è piazzato sullo stomaco. Dai, dai. E allora? Zitto che muovi il bello. La povera Renata, che te fa? Che fa? Indovina. Che te fa la povera Renata? Fa tre passi avanti. Uno, due, tre. Né di più né di meno. Se far segno della croce. E che ha detto? Niente, ha preso e se ne ita. Ma vatta a pipiando il culo, va. Oh, e io che c'entro? E mica me la son sognata io, sa. Può essere che a me, amiche, come eravamo, ma avrebbe pure detto. Ma va, fammela andare, che devo fare ancora tutto il giro. Fammela andare, va. In ogni modo, sta tranquillo. Io sto in campana. Appena sento un movimento balordo, appizzo subito le orecchie. Me sbaglierò, ma la verità, prima o poi ha da venire a galla. Speriamo. Che faccio, papà? Segno? Ma che la segna, che la segna? Mi sa tanto che quella c'è marcia. Sono 15.500 lire. Gli spicci li teniamo in cassa, saranno 1.000 lire. A papà, a che state a pensare? Mi pare da vedermela ancora, là, tra quei due alberi. Passeggiare in su e giù. Non l'ho vista mai fermarsi un momento. La prima arriva e l'ultima andrà via. Con freddo certe volte. Se pioveva, c'aveva il suo ombrellino, le sue galoscette. Che puntualità, che precisione. Altro che l'impiegata. E non dava confidenza a nessuno. Faceva il dovere suo e basta. Presto, casa e bottega, bottega e casa. Mai in divertimento, mai la distrazione. Ah, tua madre sì, che era una santa donna. Com'era bella? Bella? Una madonna. A basti di che dove le altre facevano uno, ne faceva tre. La meglio clientela era la sua. Professoroni, avvocati, artisti. Una volta un ministro, che non ti faccio il nome, gli regalò 50.000 lire per la sua grande arte. Perché l'arte sua era quella di far credere che era innamorata di tutti. Ma io lo so che mi voleva bene solo a me. Ah, papà, non ci state a pensare. Si va ammalare voi, io che faccio? Hai ragione, creatura mia. Ormai devo campare solo per te.